Esattamente 3 settimane alla fine, all'inizio, al voto. Quale sarà il tema principale su cui i partiti giocheranno nel loro campo? Io credo che in questo momento ci sia un unico grande tema. Il tema è come abbattere i costi dell'energia, trovare delle soluzioni, perché le bollette sono arrivate a un tale livello che non si può andare avanti così, che le imprese stanno rischiando grossissimo, molte stanno per non riaprire e le famiglie sono in grande difficoltà. Quindi questa settimana che si apre è una settimana decisiva, perché sia a livello europeo sia a livello nazionale la soluzione venga trovata. Noi abbiamo messo in campo delle proposte, disaccoppiamento tra elettricità rinnovabili e gas, il raddoppio del credito d'imposta per le imprese sia energivore che le imprese normali, dal 25 al 50% e dal 15 al 30%, e poi questa nuova formula di bollette luce sociale per le famiglie dai ISEE più bassi. Crediamo che sia necessario farlo il più presto possibile. Io credo che la campagna elettorale sarà determinata anche dalle soluzioni che si daranno alla questione del prezzo dell'energia, che è il modo col quale Putin sostanzialmente sta influendo e entrando dentro la campagna elettorale e dentro la politica europea, purtroppo a piedi giunti, a gamba tesa. La FIOM accusa il PD di essere lontano dalle fabbriche e dai lavoratori. Lei cosa risponde? No, è una provocazione che prendo, perché penso che la campagna elettorale debba essere fatta anche di momenti come questi, e noi dimostreremo nelle prossime settimane e in questa legislatura che siamo il partito del lavoro, sia dal punto di vista delle proposte che stiamo facendo. In questa scorcio di legislatura abbiamo approvato in Parlamento, su nostra proposta, degli importanti miglioramenti sul sistema del lavoro. Penso alla legge Gribaudo sulla parità salariale tra uomo e donna. Penso adesso soprattutto alla grande questione del lavoro dei giovani, e quindi della nostra proposta che stiamo presentando in campagna elettorale sul primo lavoro per i giovani, sulla fine dei finti stage come lavoro, come via maestra al lavoro. Insomma, credo che il lavoro sarà una questione sulla quale, sono sicuro, ritorneremo al centro dell'attenzione dei lavoratori e anche di quei lavoratori che hanno lasciato, abbandonato il PD negli anni scorsi. E poi ci sono i diritti. Lei aveva presentato un bel programma in cui i diritti avevano una grande centralità, però sono un po' spariti, non sono tra i prioritari della campagna elettorale. No, non sono spariti per colpa mia, sono spariti perché la destra, purtroppo, in questo Parlamento, dove questa legislatura che è terminata, dove noi eravamo minoranza, la destra ha bloccato su tutto, e noi invece vogliamo rilanciare anche per la prossima legislatura. Nel nostro programma il tema dei diritti è centrale, perché la nostra società non può essere una società basata, come dice Salvini invece, sul modello di famiglia ungherese alla Orban. Per noi invece è un'altra cosa, per noi la famiglia, i diritti individuali devono essere basati su scelte, che sono scelte basate sull'autodeterminazione delle persone e sulla parità, con tutta un'altra idea di società e anche di famiglia rispetto a quello che racconta Salvini. Una vittoria della destra sarebbe un favore Putin? Ma io non ho dubbi che se il 25 settembre alle 23 venisse fuori una vittoria della destra in Italia, il primo a brindare sarebbe Putin. E d'altronde sarebbe naturale, vista il livello di legami che Salvini e Berlusconi hanno sempre avuto storicamente con loro, Salvini in particolare, legami mai rinnegati. Il partito di Salvini è un partito che è legato da un accordo con il partito Russia Unita, e credo che questo la dica lunga. Le cose che sta dicendo Salvini in queste ore sono sostanzialmente la traduzione in italiano di quello che Putin sta dicendo sull'Ucraina, sul tema delle sanzioni. Credo anche per questo che sia necessario una risposta europea forte, per evitare che le sanzioni, la guerra, la crisi, il costo dell'energia ricada sulle imprese europee e italiane, perché evidentemente questo avrebbe poi su Putin quel vantaggio che noi non vogliamo assolutamente dare. Grazie.